Incredibile. Un giorno passeggio per le vie di New York, Manhattan, lì proprio la Green Street, Soho, un posto bellissimo, e vedo sull'altro lato del marciapiede Sam Smith. Ah, no? L'hai riconosciuto? Lo vedo. No, no, non era ancora famoso, era un ragazzotto, aveva lo skate, no? Cioè, vado lì e... Ci stavo quasi per credere. Avevamo detto che avremmo fatto la puntata delle bugie. Io non vedo l'ora. Oggi non la possiamo fare, perché oggi, ragazzi, tutti in ginocchio, oggi abbiamo quello che si dice un maestro. Cioè, ogni tanto invitiamo, noi ne invitiamo pochi. È vero. Ma giusti, ma noi, solo i migliori. Cioè, gli altri programmi si bevono le birre, il vino, le grappe. Noi l'assenzio. Noi siamo gente che ha sempre qualcosa di profondo. Oggi abbiamo. No, Dario Argento che ci è venuto a trovare. Che fantastico, paura. Ha scritto un romanzo meraviglioso. Racconti, si chiama. Racconti. Come si chiama? Ricette di cucina. Le ha detto l'editore Mondadori: va molto le ricette, facci delle ricette. Ma non è vero. Guarda, in realtà fatto potrebbe andare. Ha fatto il sanguinaccio. Io se fossi la Mondadori, proporrei il carpaccio a Dario Argento, tutte cose così. Bistecca al sangue. Invece si chiama horror. Mm-hmm. Sono dei racconti dell'orrore, ovviamente. Non poteva mancare il corvo su sfondo rosso, che nella cultura del nord Europa, avendo io ormai a che fare col nord Europa, sì, è molto presente, molto importante, e non porta così orrore come da noi, ma sono quasi, come dire, i saggi, no? È una cosa, è quasi un totem. Detto questo, abbiamo Dario Argento, siamo tutti contenti, sì. Eh? Sì. Abbiamo in studio, c'è tutta la luce spente. Siamo qua al buio. I ceri. Io stamattina, siccome mi ero un po' mezzo dimenticato, ho aperto, c'erano tutti i ragni sul muro, le ragnatele, le cose. Tutta gente pallida, Nicola giù in portineria, tieni la chiave. Ma che cazzo, c'è Halloween? Tutto così. Insomma, è per il grande ospite. Siamo molto onorati. Io direi, abbiamo già messo la sigla? No. Vai. Che sigla mettiamo questa mattina? Quella di 5 anni fa, 6 anni fa. Moho! Questa notte ho consultato il cuore senza alcun dottore, e mi ha detto la prostata. Ho la prostata bella, lunga. Vuoi sapere come si fa? Si fa spesso chiodo scaccia chiodo e ritrovi la felicità. Oh, chi è più felice di me? Voglio scordarmi di te, ma detto il cuore se cercherai ritroverai l'amore. Fin quando c'è gioventù, sorridi sempre di più. La donna è un fiore, ti dà il profumo, ma fa chi è più felice di me? Voglio scordarmi di te. Oggi nel mondo non c'è nessuno, nessuno più felice di me. Erano altri tempi. Ma lo sai che c'ero già, mannaggia. C'eri già in questo programma? Sì, c'ero già. Io non avevo ancora i figli, arrivavo un po' prima la mattina. Ce l'avevi già, o almeno uno ce l'avevi. Sì, uno. Sì. Beh, uno che ormai il primo c'ha 16 anni, diciamo, quello con che non vive con me. Farmatologiato. Arrivavi quei 5 minuti prima. Ragazzi, allora, parlando invece di cose serie un secondo, sì. Vi capita magari ogni tanto su un treno, in piazza, da qualche parte, di incontrare un personaggio famoso e non sapete, lo disturbo, non lo disturbo, gli faccio una domanda, no, però una curiosità. Ecco, insomma, questa mattina 347-342-5220 oppure diretto a @dj.it abbiamo Dario Argento, approfittiamone. Se avete delle domande, delle cose, insomma, fa parte della cultura di questo paese, fa parte della nostra esperienza di vita, tutti ci siamo spaventati, comunque sappiamo bene il lavoro, diciamo, che ha fatto in questa vita. Adesso ha fatto un nuovo lavoro, appunto un romanzo, Dario Argento, horror. Racconti.
tu metti l'H quando tu che horror. Sei stato in America? Horror. Un po' sì. No, ne hai parlato di horror. Vabbè, comunque horror. Ma hai parlato? Allora, io la sai che noi la metto anche un po' quando dico casa, quando dico cosa. Di horror. Dimmi, Maurizio. Senti, siccome abbiamo un ospite, posso sfogarmi un attimo adesso? Infatti. Non... La batteria la devi mettere via a un certo punto. Mi sfogo un attimo. Tutto allora, aspetta. Avevamo detto che lo facevi quando facevi Bagatta, la batteria. Avevamo no, lui non vuole. Bagatta non vuole perché si spaventa il cane. Ok, allora fai il colpo di batteria. C'è la diretta Facebook. No, va bene. L'avete visto sulla diretta Facebook, quindi ricordiamo i nostri ascoltatori, siamo anche in diretta Facebook. Sì. Primo disco e facciamo entrare il maestro. Ma mettila via. Ok, bene ragazzi. Siamo pronti? È la porta dello studio che si apre. E Linus? No. Ma Linus non metti i mocassini? No, c'ha sempre le sneaker. Sì. Allora. Vado di là. Eccoci. Siamo tutti un po' così, ma alla fine siamo bravi. Sì, da solo, lo so. E non io, loro. Racconti, non romanzo. Sì. Sei racconti. Guglielmo. No, stavo dicendo, ho detto avete fermato la stampa. Che... Deve vedere anche il libro, vai. Grazie. Dopo la facciamo anche per la nostra pagina. Scusa, che culo che hai messo la sua scritta e ha vinto l'oro. Sì, vabbè, ma si sapeva che vinceva l'oro. Sì, sì. Da quando? Pensa che non l'ho ancora visto. No? È bellissimo, bellissimo. Capolavoro. Anche in lingua originale, siccome la mia compagna è islandese di Reykjavik, quindi devo andare a vederlo in lingua originale. Qui c'è all'Anteo, hanno fatto una casa del cinema stupenda. E ormai là, finalmente, anche a Milano ci sono. In originale? Cioè, fino a qualche anno fa c'era una settimana. Una città come Milano che voglio dire, fatica. Non la conosco, cioè la conosco, è quella dell'altra volta. No, ma adesso non so. Cioè uno è davanti alla sala parto e scrive alla parte. Non siamo passati al trucco, ci siamo dimenticati che c'era la diretta Facebook, non fa niente, noi siamo così nudi e crudi al naturale. Buongiorno a tutti, buongiorno Dario Argento. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Lei vive a Roma, no? Sì. Vive a Roma, sì. Non è, è qua in giro in questi giorni. Sì. Ok, è tutto in tournée per questo nuovo raccolta di racconti, horror. Sì. Ok, senta,
Sei. Allora, intanto le volevo chiedere, no? È più facile, diciamo, creare tensione attraverso la scrittura, perché poi il lettore, si sa, quando legge si crea, diciamo, la sua scenografia, le sue cose, o è più facile con l'immagine? Cioè la paura, diciamo, lo spavento viene più... Ma sono molto diverse. Ad esempio, con la scrittura si lascia allo scrittore, cioè al lettore, piena libertà di inventarsi una scenografia, dei fatti, un'ambientazione, le facce dei protagonisti. Si lascia, insomma, questa grande libertà. Invece nel cinema è tutto inquadrato, tutto preciso, tutto dato, e quindi tu devi seguire quello che il regista ti ha preparato, ti ha acquisito. Diciamo che dal libro è magari difficile fare il... quella cosa così. No, quello non, esatto. Non c'è nel libro. Non c'è, a meno che uno gira la pagina ed è bianca. Sì. Dice, oddio, sai, quando sull'ultima pagina, se uno non dovesse stamparla, forse è l'unico momento in cui si può fare, oddio, non so come va a finire. Come mai ha avuto, diciamo, l'esigenza, il desiderio di scrivere? Quanti libri ha scritto nella sua vita? Ma questo è il primo di racconti. Okay. Come mai ha avuto questo desiderio? È l'inizio di un nuovo percorso, o ce li aveva lì ed erano troppo corti per fare i corti? No. Così, un desiderio di esprimermi sulla pagina. Non so se seguirà, se continuerà, non ho idea. Prima avevo scritto due anni fa, ho scritto la mia autobiografia. Sì. E poi adesso invece dei racconti proprio... di invenzione, su luoghi che io ho frequentato, su luoghi dove sono stato e che sui quali ho fantasticato, ho inventato, ho pensato di perdermi, tutti i luoghi che in modo rigorosamente ho frequentato. Lei ce l'ha un corvo imbalsamato a casa? No, non c'è. Non ha una casa piena di cose un po'? No, una casa normale, cucina dell'IKEA? No, normale. Non ha cose di strane, di paure, cose imbalsamate, come si vedono nei film? No, c'ho una testina imbalsamata, piccolina, quelle ridotte. Di chi? Quelle che vengono nel Sud America, che si fanno, no? Lo scalpo? Quelle testine, le testine vengono ridotte. Ridotte a come una palletta. Sì, che tolgono l'osso, diciamo. Pian piano. Esatto. Di una faccia? Di un essere umano? Certo, un essere umano. È un souvenir che me l'hanno regalato. Me l'hanno regalato, è un classico, esatto. Questo è guarda cosa ti ho portato dal mio viaggio in Sud America. Questa è la zia di un mio amico. Eccola qua. Ci tengo che ce l'hai tu. Ce la devi avere tu. Va bene. Lei, è una domanda che le avranno fatto tante volte. Lei se lo ricorda da bambino... La prima cosa che l'ha spaventato, diciamo, di cui ha avuto paura, e che forse c'è stato in questo sentimento, in questa emozione, una sorta anche di epifania, di aggancio? Ma ce ne sono state un paio. In ogni modo, la prima è stata quando mio padre e mia madre, un po' avventutamente, mi hanno portato a vedere l'Amleto di Shakespeare a teatro. E stavo su un palchetto, me lo ricordo, vicino al palcoscenico. A un certo punto, all'arrivo del fantasma del papà di Amleto, ho cominciato a star male, a vomitare, a strillare, e mi hanno portato via. Quindi la gente si è girata verso lei, lei ha visto il suo primo pubblico, lei vomitava, ha detto ho capito come li devo prendere. Vabbè, insomma, quello lì. E la scelta poi invece di intraprendere questa, diciamo, questo racconto, questa narrazione nella sua vita? Beh, questa è stata crescendo, perché ho fatto il giornalista, poi dopo il giornalista ho fatto il critico, poi ho fatto lo sceneggiatore. Come sceneggiatore ho fatto un sacco di film di tutti i tipi, anche il film di Sergio Storie Leone. D'amore, Storie d'amore, sì, e anche scene a volte queste di Sergio Leone, sì, con Bertolucci, e poi... Poi a un certo punto una sceneggiatura che ho scritto mi è sembrata più interessante delle altre. Non mi andava che qualcun altro ci mettesse le mani. Sì, e quindi l'ho presa io. E qual era? L'uccello dai piume di cristallo. Ah, vabbè, insomma, ha fatto bene a non farla toccare a nessuno. Maurizio,
Sì. Vede com'è pallido Maurizio, non potrebbe prenderlo subito per una particina, non lo deve neanche truccare, lui viene così. Le togliamo la camicia di jeans. Sì, nero, sono tutto nero. Ok, che musica, che canzone ci metti Maurizio? Baustelle. Baustelle, va bene. Non mi interessa con chi ti vedi, non ha importanza. Va bene, vuole più, sì. Va bene così. Bene, bene, bene. Baustelle mi seguono da anni, mi cercano, mi sì. Volevo fare un video. Ma sì, disperatamente. Chiamiamo i Baustelle, ciao, mettiamo insieme. Facciamo un altro intervento più breve e andiamo in pubblicità. Non so nemmeno che dischi ascolti, e giuri non si capisce mai che cosa resta quando li hai raccolti. Io lo so bene, ok, come si brucia sul robot. Adesso tu, scusami, so quanto vuoi fare? Mi hai dato quest'anno, ma ci sto che tu sappia quanto 3 minuti. Sono banale. Okay. Io sono uguale a tutti gli altri, come gli ebrei babilonesi in cattività. E le canzoni me le scrive il cane, nel bene e nel male. Ma adesso c'è Veronica. Ti fai più i film? Veronica, giorni di Veronica. Sono più quelli a cui dico di no, ormai l'ho un po' abbandonato, perché a parte che la radio mi piace tanto. Credi che il vuoto di colpo sia bellissimo. Certo. Poi ultimamente mi hanno chiesto, che è sempre maggio, giugno, io ho due bambini piccoli, un bello lavoro, state la cittadina. Io quando metà maggio vado a fare. Cazzo, bro. Sì, lascio una vacanza pazzesca. E me ne vado nell'anonimato, nella mia famiglia. Stiamo un po' intanto in Islanda. Sì, la conosco l'Islanda. Bellissima, sì. Ho fatto la California, Bella la vita, prima sì. Prima che vadano a scuola, forse. Ma che mi frega questi film? Sono io che se tu non lo trovo più buono, che operaio semplice, un disco esatto, la palista, il cammino, ma se il cuore che si mi piace anche la famiglia. Sì. Il fatto che mi manchi da star male è la mia unica nuovissima specialità. Bella reggae, eh? Bellissima. Loro hanno il corpo per loro. Nel male, nel bene, per l'alba di Veronica, il tempo di Veronica. Sì. La sapienza. Sì. Sì, sì. Sì, tolgono tutto dentro. Tolgono l'osso, tolgono il cervello, e poi la richiudono, così, ricusciano. Io non lo so, di modo sta lì. Vabbè, oh. Oh baby, baby, baby. Oh baby, 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 come on. Oh baby, 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 baby. Veronica numero 2. Veronica numero 2. Tutti noi abbiamo avuto nella nostra vita da single quella cosa, quella cosa in più oltre al nome, no? Cioè Veronica Palestra, Veronica Y10, perché sennò uno non se ne ricorda tutto, allora le memorizzi con ragazza bar bionda, insomma va bene. I Baustelle che so, che la corteggiano in qualche modo un po'. Ci siamo parlati. Sarebbe bello un bel video dei Baustelli fatto da Rio. Io mi presto a fare il catering, cioè vengo, porto i panini, quello che volete. Io, cari Baustelle... Regia di Dario Argento, voi fate la cosa, catering Fabio Volo, lo dico, io prometto le cose che faccio, l'altro qui a Milano portano dei tramezzini buoni sui catering adesso, bene. Sì. Allora, le volevo chiedere, perché un'ascoltatrice dice, io per esempio non riesco a vedere i film di Dario Argento, cioè mi fanno un po' paura, mentre i miei figli sì, e io vedo anche con i miei bambini che sono molto piccoli, sono molto attratti da ciò che li spaventa, no? I miei figli dicono spooky, quando dicono una cosa è spooky loro boom vanno subito, no? Lei ha trovato la risposta psicologica o filosofica a questa attrazione verso qualcosa che in qualche modo ci costringe anche a chiudere gli occhi, però ci attira continuamente? Beh, io ho i miei ricordi quando ero ragazzo, ero proprio bambino che era affascinato da questo mondo strano, perverso, assurdo,
dalla parte oscura della nostra anima, era molto attratto, ero affascinatissimo. Mentre invece i grandi consideravano questi sentimenti un po' degeneri, un po' idioti. Ad esempio, so, a Roma va, io qui non, di Milano non so, ma a Verona vanno, a Roma vanno molto le serate a Dare Argento, che si riuniscono 5, 6, 7 ragazzini, e due, tre film miei, e si chiudono e urlano, strillano, ridono, si sbellicano, saltano sui letti, sfogano, sì, tutto. Sfogano, i, sì, film della paura, come diceva il figlio di una mia amica. Io, sì, ho visto un film della paura, un film della paura. Maurizio, tu guardi i film dell'orrore? Mi affascinano molto, sì, sì. C'è un qualcosa che attrae, che uno chiude, però chiude la mano ma apre le dita, no? Fa quella cosa, sì, quella cosa strana. Allora, torniamo tra poco per la prossima mezz'ora per parlare del libro di Dario Argento, Horror, storie di sangue, spiriti e segreti. Ecco. Oh. Io avevo proposto un libro di ricette di Dario Argento, guardi che non è una brutta idea. Vabbè, ci pensiamo. Sanguinaccio, sa quelle cose di un po'. Mia nonna faceva, che lo so che da, certo, dire fa schifo, no, no, il seminaccio era di una blattuca. Ah, voglia, no, ma in Toscana, sì, sì, in Toscana è una delle cose. Si fanno le salsicce di sanguinaccio. Però guarda che un libro di ricette senza glutine. Guarda che il libro di ricette di Dario Argento. Il sanguinaccio, lo faccio io, lo faccio insieme. No, a ma guarda, una... Fabio, un libro di ricette senza glutine, perché vai a sicceria. Quindi che fortuna. Che fortuna. Perché sei obbligato a non poterlo mangiare, e fa malissimo il glutine anche a noi, fa male a tutti. Per cui se... comunque il cucchiaio di Dario. Giusto. Ah, siamo ancora in diretta. Di chi abbiamo parlato male? Ho detto celiaco. Ho detto che culo. Perché il celiaco, sì, gliel'ho detto anche a Bossari l'altra sera, perché se tu non puoi, perché non puoi veramente, è chiaro che non, è un po' una seccatura, che ovviamente la... Però siccome fa male a tutti. Sì. Buono. Sì, io anche il lattosio. C'hai le fortune, quella roba lì, sono quello che, cioè le cose che, siamo in diretta, sai che una volta ho detto che il latte fa male, mi è arrivata la lettera dall'asso latte, a momenti mi portano via la casa. No, io prendo il latte senza glutine, senza glutine, tutti lo fanno. Sì, sì, io mando la o cocco. Poi faccio più lungo. Vedi? Ma noi, scusa. Che zona abiti? Quale hai fatto? Abito... Ah no, aspetta, siamo sempre in diretta. Niente. Mi dimentico che siamo in diretta adesso. Sì, sì, su Facebook. Sì. Però per lui secondo me la quella della non ho paura. Lui è un carino, corta. Sì. Poi lui non lo conoscevo, ho scoperto qui. No, non è male. Con come? Oh, oggi iniziano le riprese di altre. Ho letto in una intervista. Intervista? Sì, sì. No, quando di solito viene un ospite mi vado a leggere le cose. Che cosa? L'ho detto, come fai a sapere che sono celiaco? Ah. Ho detto, non l'ho letto in intervista. Ma da sempre? Oh, sì, 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 sì. Ma tutti, l'ho scoperto tutti in famiglia. Recentemente. Quindi gonfiavi, tu. Sì, che altro tanto che questo, sono cose gravissime. Sì, perché è un'infiammazione. Ah, Bossari diventa rosso, si gonfia, c'è quella roba seria, non è intollerante, come... è autoimmune, cioè il tuo corpo che si auto... Sì, sì, mi viene una pancia così. Così, infatti mi ha detto questo un mio amico che anche lui è cieco, mi ha detto che però adesso siccome va di moda il gluten free, dice che quando va al ristorante lo trattano come se fosse uno che non lo è, e che dice preferisco, e quindi dicono cazzato, mica lo sa, e poi viene degli attacchi al ristorante, cioè non potresti neanche usare lo stesso scolamato, adesso non mischiare Stefania Rocca e pomodori. Stefania Rocca mangia un pomodoro, però quella è allergia, quella è proprio sciocca. Sì, no, però sono quelle cose che... Io una volta, a proposito, l'avevo messo anche in un libro, sono uscito a New York una ragazza tanti anni fa, conto sta ragazza, che fosse iraniana, mi ricordo, comunque usciamo, ci frequentiamo così, una sera andiamo al ristorante, tipo la prima sera, e lei ordina il salmone, così poi tira fuori una siringa, secondo me, e mi dice,
Allora, se ho un attacco lì, cos'è? Anafilattico lì. Shock anafilattico. Se ho lo shock anafilattico, buttami questo. Sì. Gli ho detto, ma nel cuore come partito? Sì. No, ho detto, no, non nella coscia. Gli ho detto, ma perché? Sì. No, perché se il pesce non è fresco, io gli ho detto, ma scusa, non pigliami un risotto. Lo so, cioè, ma la responsabilità. Ma mi dai stasi. Ha detto, ma poi come me ne accorgo? Se comincio a parlare lento. Gli ho detto, sì, ma prenditi un piatto di pasta. No, mi andava il salmone. Comunque l'adrenalina... Tutta la cena così che la fissavo. Perché io... Aspettavo che diventava rossa. Ma come faccio a fare una siringata in una coscia? No, ma l'adrenalina è l'ultima, proprio l'estrema ratio. Prima dovresti prima di arrivare all'adrenalina dovresti prendere un cortisone, un Ventelan. Ma io non so che cos'era quella lì, magari non era adrenalina. Poi è l'adrenalina. Mi ha dato una siringa dentro una capsula. È l'adrenalina. Mi ha detto, questa me la devi sparare nella coscia. Sì, ma c'ha un aghino così, non è sì, una roba splatter. Sì, però tu, scusami, se ha cenato uno per la prima volta... Cioè, no, in effetti... Devi stare con un piano del comodoro. Io ho cenato, mi ricordo pugliese, mi ricordo il ristorante dove sono ancora lì che... Mangiavo, la guardavo e lei diceva no, perché faceva una pausa. Oh, faccio il rientrino. Perché ti gonfia la gola, la lingua. Strozza e non respiri più e si muore. Appuntamento a cuor leggero. Occhio che è tutto incastrato, come al solito. Ultimo. Dove? Oggi fa tutte le radio? Fa tutte le radio oggi? No, solo queste. Solo queste? Sì. Torna a Roma? No, poi faccio un'intervista con la stampa e poi torno a Roma. No. Io no, non so se lei, come Claudio Baglioni, che ha Piccolo Grande Amore, ha quel tananana che la perseguita, no? Quella canzone, cos'è, Profondo Rosso, sì. No? Ecco, lei la ama o la odia quella musica? Ma non la sopporta più? Non è che non la sopporto più, è che la lascio fare agli altri. Io non ce l'ho nella cioè, testa. Dove va, ogni posto dove va c'è uno che va anche ieri sera da faccio. Esatto, immagino. No, perché un ascoltatore ha detto, strano che ce l'avete lì da mezz'ora, non avete ancora messo la canzone di Profondo Rosso. Eccola qua, tananana. Ecco. Il mio amico, aveva, io ero bambino, aveva il vinile, il fratello più grande, quindi andavamo in solaio e solo a mettere questo disco noi eravamo già un po' così. Adoro avere paura, dice un ascoltatore, ho visto al cinema Profondo Rosso e non sono più riuscito ad andare in garage per una settimana dove avevo la Vespa e sono andato in giro a piedi per paura di andare a prendere la Vespa in garage. Come ti condizionano le cose, vai. DJ, avanti veloce. Beh, veloce, avanti veloce, molto lenta. Chi è? James Bay. Don't know what to say to you now. Standing right in front. Rolls Royce va bene? Don't know how to face. Rolls Royce va bene? Sì. Non lo so, ha un cantante Ha un cantante preferito? No, no. Chi sei fan? Tanti. Ronnie Scott. No, già rotti i coglioni. Fabio Pasquale. Prepara perché se non c'è un po' siamo sempre in diretta. Ciao. Quando torna Nicola? No, perché 19. Sì, sì, sì. No, perché dopo febbraio è 13 oggi. Il datario si impalla perché... oggi è il 13. Sì. Stamattina avevo l'orologio e facevo un orario, il telefono un altro, il forno della cucina un altro. Il telefono. No, è sempre il telefono. Avevo il forno in cucina e facevo un orario, il telefono l'orologio un altro. E il telefono è quello.
questo? Suspiria. Ma ho visto che Guadagnino ha fatto il remake di Suspiria. Sì, sì. No, no, non ha ancora finito pezzo. Ah. Ma come si fa? Cioè, ha chiesto i diritti? Sì, sì. E perché era la sua passione fin da quando era bambino? Era la sua fissazione. Chissà come sarà venuto. Penso che l'abbia travisato molto. Così me lo racconta. Può andare al montaggio. No, no, lui me lo fa vedere quando ha finito, però ancora non l'ha finito. Dice un'ascoltatrice, con profonda ammirazione al maestro, com'è farsi, com'è essere chiamati maestro? Ti ci abitui. Maestro, un po' anche... Allora, adoro i film... Un po'... Lei dice però che ultimamente diciamo, i film dell'orrore si spostano molto su zombie e presenze sataniche, così, e quindi non riesce molto ad agganciarle. A lei piacciono questi film con gli zombie... I film con gli zombie l'ha inventato il mio amico Giorgio Romero, che è stato il precursore, ha fatto La notte dei morti viventi, e così ha dato via tutta una trentennio, quarantennio di zombie. Sì, ancora sono lei. Insomma, io sì, presenze sataniche non è che mi interessano moltissimo, no? non mi fanno paura e non mi interessano. No. Io ho fatto un film sulle streghe, che era Suspiria, quindi le streghe mi affascinano di più, perché sono femminili, hanno quel gusto anche un po' cattivo che può avere una donna cattiva. Cosa è successo? Si è spaventato? Sì. Ok. È fuggito il tecnico. Se n'è andato il tecnico. Cosa è successo? Ok. Ci sentono? Ah, ok. No, si è spaventati. L'avete fatto apposta, avete fatto lo scherzo. Volevamo spaventarla, sì. Ma l'abbiamo spaventata. No, l'abbiamo... pensato che andava a far pipì. No, sì, ma tu hai così. No, è un po' agitato perché lui ha una batteria, oggi non la può suonare, però fa niente. Senta, ho letto in un'intervista, non voglio farmi i fatti, diciamo, della vita privata, perché quando viene un personaggio così grosso, a volte i giornalisti poi tendono a parlare di tutto, tranne che del libro o del lavoro, sì. Che è quasi un po' fastidioso, no? Però ho letto che ha un sensitivo lei nella vita. Com'è? Che vada un sensitivo. Beh, di gran rado. Ma com'è che si va? Cosa succede quando uno va dal sensitivo? Parla e il sensitivo reagisce a certe cose che tu dici. Però va anche a messa lei. Sì. Quindi è un po' la stessa, no, non è la stessa cosa. È la stessa cosa. Adesso qua quando arriveranno delle mail di insulto. Cioè, le va a messa la domenica? Sì. Ma da sempre? O è una cosa che... Da qualche anno. Va lì e si va proprio a messa o va in chiesa come faccio io, che mi siedo perché mi serve per magari stare in silenzio e pensare, cercare una relazione? No, un po' più, più importante, diciamo, partecipare. Sì. E poi va dal sensitivo, perché per esempio quando passeggi per New York ci sono proprio i negozi, no? Sì, così, sì, no? Sì, sai, certo. Che tu vai dentro, esatto, così. Sì, ma sono di imbroglioni. Invece questo è un amico con cui lei parla e lui ha delle... Sì, quindi lei crede nel sesto senso, diciamo, cioè in qualche potere non ancora ben... Sì, che è incarnato nel tuo cervello e che se tu riesci a stimolare ti dà delle sensazioni. Delle percezioni, delle sensazioni. Sì, sì. Io una volta sono stato a New Orleans, sì. Io non so mai come si dice New Orleans, sì. E sono stato da questa signora, era proprio nell'immaginario, la signora nera, un po' sovrappeso, con veramente... che mi leggeva il futuro con le ossa, no? Toccava delle ossa, tirava dei sassi, così. Sì. Ma ossa di animale, immagino. No, credo di pollo. Comunque me le ha date in mano, le shakeravo come coi dadi, e buttavi queste ossa, in base a come cadevano le ossa lei ti diceva delle cose. Ho letto anche che lei ha visto il voodoo. Sono stato un mese ad Haiti, poi sono stato nelle isole francesi dove è nato il voodoo, che Martinica, Guadeloupe.
Ma ha visto queste donne che vanno in trance? Sì, ho visto tutto. Fa paura? Sì, fa paura. Fa paura? Ti giuro, fa paura. Cos'è che fanno? Levitano? Cos'è che fanno? No, ad esempio, una era... la mamma, credo che sarebbe la mami, sì, diciamo. Al centro di questa specie di spiazzo ha piantato un uovo. Ha messo un uovo. E la ragazza che veniva... posseduta era diventata serpente, comincia a scivolare, a svicolare per terra, con la faccia che è diventata quella di un serpente, è arrivata fino all'uovo e con gli denti davanti ha colpito la punta dell'uovo, ta, 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 e poi con la lingua lunga, era diventata lunga, 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 fiu, e cominciava a succhiare, come fanno i serpenti? Ma come lunga diventava lunga? Era più lunga. Era diventata... Ma veramente? Sì. Aiuto. Io lo mangio l'uovo la mattina ogni tanto. Devo dire... Usiamo ancora il cucchiaino sopra, mette nello spiazzo, Sempione, e si avventa con le uve. Dopo, appena abbiamo finito di parlare di questo nuovo libro di Dario Argento, sì, ci prendiamo tutti un bel ovetto qui, lo mettiamo lì per terra, sì, giù negli studi. E andiamo con la lingua. Madonna mia, io già a tirare le ossa, a me facevano paura, ecco, se vedo una roba del genere, guai. Cosa è successo? Mi prendevano continuamente la linea, due volte mi hanno preso la linea. Adesso capisco. Non ti volevo dire di smettere perché non si sapeva se eravamo solo. No! Prima! Si sono esaltati. No, ragazzi, che la prima è che pensavo una cosa tecnica. Ma siccome sei un po' sbiancato, perché non capisci la cosa. No, io ho pensato che era. Sai, io subito da genitore, è arrivata la Elena che gli ha detto qualcosa. Mi ha detto male. No, quindi, dimmi cosa volete fare. Allora. Ho un intervento da 3 minuti e non disco. Però ho visto che Quanto fare? 3 minuti e disco. Il programma è corto, è molto seguito, ma è corto, però è efficace perché abbiamo un buon rapporto. Su questo siamo molto prima, cioè, siamo molto, c'è un bel rapporto di stare cinque. Lei segue le serie TV, mi chiede qualcuno. Cosa guarda? Cioè, a casa. Ballando sotto le stelle. No, magari qualche programma l'anno. No, non guardo quello. Ha fatto come battuta, ma tu hai fatto? Ha fatto sì. Dove ha fatto una baruffa spaventosa dalla prima puntata fino all'ultima con Lucarelli. Una baruffa spaventosa. Per poco non si menavano. Sì, poi dopo invece sono diventate più. Metti la cosa molto più dice le cose. La mettiamo, solo il pezzetto, no, solo l'inizio, no? Per la domenica ti porterò. Dico io una cosa male. C'è già questa. Dove entriamo? Vai, vai. Che pezzone, come si dice, pezzo one, bellissima questa canzone, Ross Royce, ok, The Wishing on a Star. Adesso stavo dicendo, perché volevamo mettere un disco e farlo scegliere a lei, no? Allora abbiamo detto qual è, lei dice ascolta un po' di tutto. Allora ho detto sarebbe bello se dicesse il mio cantante preferito è Fabio Concato, no? Sì. Cioè, ci facevo. Ecco. Ma quando metti ti prendo domenica, perché se lo dico io e annuncio una canzone così è una domenica romantica come la voleva raccontare Fabio Concato. Ma se ad annunciarla è Dario Argento, proviamo. Senti il testo, cioè che ti sembra che poi quando sono sulla barca succede qualcosa. Bella però. Domenica ti porterò sul
Aiuto! Ah, è già diverso, che carina, però, bella. Quella chitarra, questa sarà chitarra. Più dolce dirti ti amo, però uno mi si aspetta che a un certo punto... e poi ti lascio lì e torno da solo. Va bene, allora è in tournée, diciamo in giro un po' a parlarci di questo libro, di questi sei racconti dell'orrore, storie di sangue, spiriti e segreti, edito Mondadori. Bravi il Mondadori, eh? Sì. Io ci lavoro da tanti anni, sono proprio bravi, approfitto per fare sì. questa cosa. C'è stata anche una, diciamo una botta di culo, nel senso che una botta di culo? Beh, queste sono botte di culo un po', sì, perché essendo Dario Argento molto amico di Guglielmo, come si dice esattamente? Guglielmo del Toro, ok, c'è sulla quarta di copertina una frase che ha scritto Guglielmo. Quindi era già in stampa il libro, era già uscito e lui ha vinto l'Oscar. Sì, sì. Quindi è una botta di... si chiamano queste... Cos'è che dice Guillermo del Toro? Dario Argento è il Colosseo delle storie horror, un monumento, una pietra miliare. La sua capacità di fondere integrità artistica con un irriducibile senso del terrore reggerà la prova del tempo. Dario Argento è un dio, il mio. Ciao. Eh? Sì. Cioè, a me manco il mio portinaio, quando passo Fabio Nicola. È un dio, non il mio. Va bene, insomma, quindi abbiamo visto un po' di interviste in giro, sono molto contento. Ne scriverà ancora, bello. Sì. Adesso io non ho mai fatto il regista, sono stato su dei set tante volte, è un lavoro molto impegnativo che occupa tanto tempo, poi bisogna... interagire con troppe persone è l'unica cosa del regista, che tu sei a capo di mille gruppi e tutti ti chiedono e tutti, devi essere proprio uno che ama la gente per quelle due. No, non c'è bisogno di amarla, però io ero molto timido, però quando sono arrivato ho rotto tutto. Ma la scrittura lì da soli, dov'è che scrive lei quando scrive? Sta da solo, si fa il caffè? Ma adesso da un po' di tempo, quando vivo completamente solo, vivo... scrivo da solo in lì casa. C'ha la sua scrivania, sì. Ok. Ma ho letto anche che lei non riesce a dormire con qualcuno in un'intervista. Qualcuno che tipo? No, non lo so, non riesce a dormire col suo vicino, col suo salumiere. No, ho letto in un'intervista che preferisce dormire da solo, a meno che la persona con cui dorme deve conoscerla proprio molto bene, ma sì, è per una questione possibilmente di... femminile. Sì, beh, certo, quello sì. Per quando ci si gira di notte è sempre sì, bello. Sì. Però la domanda è una questione di intimità o proprio perché ha paura che possa arrivare una coltellata? No, perché tu ti addormenti, chiudi gli occhi e sei perduto. È l'abbandono. E tu non sai l'altro che pensieri ha. Perché ovviamente chi ruba chiude la bicicletta, esatto. No? Perché tu dici questo, ma la rubano subito. Chi non ruba lo gioca. Quindi lei giustamente c'ha sempre questo retropensiero, dice qua succede qualcosa. Qual è, ce l'ha una paura? Anche questa è una domanda, l'avranno fatto mille volte. Ce l'ha una paura? Una paura... No. Per esempio, io ho paura di soffrire più che di morire. Cioè, ho paura del dolore, mi infastidisce molto. Sì, anche molto. A me mi infastidisce molto il dolore. Bruttissimo. Mi fermo lì, ho paura di quello. Poi ovviamente se si hanno i figli si ha paura sempre che non succeda qualcosa. Ai figli, Equitalia non c'è più, se non sbaglio, una volta sì. Fino a qualche mese fa c'era Equitalia. Adesso c'è una cosa simile, però. Sì, perché in Italia cambiano i nomi, no? Da ICI a IBI. Resta uguale, però. Esatto. L'IMU, ICI, però la stessa cosa. Va bene, senta, noi le auguriamo, perché Maurizio mi devi dire che quanto cosa? Abbiamo? Poco, un disco mettiamo. Mettiamo un disco e, sì. poi salutiamo, sì. Ok, leggiamo altre mail, va bene. Avevo capito 3 minuti e chiusura. Sì, dai, un minutino per chiudere, ok? Sì. Don't care what it costs. No ray of sunlight's ever lost. So tired of sleeping alone. So tired of eating alone. Cioè lui chi prendeva la lira, ma perché prendeva la lira? Ma come faceva a prendere la lira? Lui può prenderla senza dare. Ma anche tu quando non sono in diretta la puoi prendere. Noi abbiamo degli studi a Roma. Looking out the first light.
questo andava in onda nella radio, perché poi sembra che l'avessero fatto apposta. Poi ho ripreso la linea per me. Cos'è che non mi torna? È un automatismo, magari non fa. No, magari deve essere she put the breeze in my head. No kiss was softer, softer than this. I'm reading her lips. Oh, each line I read. She left her books in my bed. Sì, sì, non so neanche che. Non so neanche dove. Cosa vuoi fare? Non più di un minuto. Viola, ce l'hai la domanda? No, dai, non c'è lì. In Islanda ho preso il premio il Puccino di mare. Sì, ah, il puffin. Sì, il Puccino di mare. Quelli lì, sì. Sì, un bel premio. Beh, il Puccino. Sì. Mi stavo dicendo, Dario Getto, che in Islanda ha vinto il Puccino di mare, che sono i puffin, sai, quelli... No. È tipo una gallina, non so come si chiama. Si mangiano anche. Si chiama... Sì, loro, sa, siccome vivono sulla roccia dello scoglio, sì, li prendono col retino, cioè vanno lì, questi saltano, li prendono col retino. Ma, scusa, ma le pulcinelle d'acqua? No, quelle ma sono dei piccolini così col becco, da vedere sono bellissimi. Sì. Io non li ho mai mangiati, ovviamente. Però ma ne ha vinta una o un premio? Un branco, una manciata. Un premio. Ah, pensavi uno vero da portare a casa. Dopo la testina. Ce l'ha lì a casa, fianco alla testina. Esatto. Allora, no, l'ultima domanda, che è una grande curiosità, no? Sì. Ci sono due scene in un film. Voglio capire da lei questo grande suggerimento, no? Ci sono due scene di un film, diciamo, di paura. Uno è in casa, cioè, mettiamo, una donna sta cucinando, le faccio questa immagine. Una donna sta cucinando e noi sappiamo che nell'altra stanza c'è l'aggressore. Ok? Quindi continuiamo a vedere questa donna che cucina sapendo che c'è questa persona così. Ed è tensione. Oppure la donna sta cucinando, pensiamo che la casa sia vuota e boom, esce quello col coltello. Quale delle due fa più paura e che differenza c'è? La prima. Eh? Perché, come diceva Alfred Hitchcock... Ecco, infatti l'avevo letto in un'intervista bellissima, quella di Truffaut ad Alfred Hitchcock, esatto. Dice che se c'è una persona che sta normalmente, sta in casa, seduta così, e noi vediamo che sotto al tavolo c'è una bomba, c'è che bomba, sta per esplodere, esatto. E lui invece continua. Puoi andare avanti per minuti e minuti perché la tensione rimarrà sempre. Rimane la tensione, sì. Bellissima. È il libro, credo, di Truffaut, intervista, sì, Truffaut, intervista. Possiamo dire che per gli amanti del cinema forse uno dei libri più belli da leggere, molto interessante. Fantastico. Alfred Hitchcock, devo chiudere, Maurizio. Sì, sì. Hitchcock, che come Truffaut all'inizio il mondo del cinema non amavano tanto, perché erano due televisivi. Hitchcock faceva le pubblicità, Truffaut lo si vede anche registicamente che è molto televisivo. E invece poi diventati due icone. Tre icone ne abbiamo citato questa mattina. Alfred Hitchcock, boom. Truffaut, boom, e Dario Argento. Grazie maestro di essere stato con noi, ci ha onorato. Sappia che quella porta che lei vede lì dello studio per lei è una tenda, nel senso che lei può entrare e uscire tutte le volte che vuole. Grazie Fabio. Mille Dario. Ciao. Argento, horror edito Mondadori. Ciao ragazzi, a domani. Marella supporta il progetto. Okay.